Rieccoci, abbiamo notato anche che la camera principale a un certo punto ha deciso di spegnersi quando aprivamo tra il penultimo pacchetto e l'ultimo pacchetto. Comunque, sì, ragazzi, praticamente era già magenta e la mia faccia era tipo... Esattamente, sì. Quindi... Ecco cosa è successo, non mi siete persi praticamente niente. Vabbè, comunque, andiamo rapidi con gli altri 1000.000 pacchetti. Allora. Sì, ragazzi, si sta prendendo un video... Un video lunghissimo, quindi cerchiamo di un attimino di accelerare. Ah, liscio, niente di niente. Lover. Dipende com'è liscio, eh. No, niente, niente. Tutte carte però le mancano. Ma parte parlato, eh. Guarda. Eccolo bellino. Questo. Trubbish, Ferrothorn, Reverse e Ninja. C'è anche su Pokémon Go, ci perseguono. Sì, esattamente. Via. Secondo pacchettino. Celebi. Dai, portaci fortuna. Mister Celebi. Speriamo. Perché metti qui? Lo so, beh, qui torna la di lì, niente. Allora, Shuffle del Mais, via, energia. Bello. Del Doom. Wishmore. Lugma, mantiene ansi reverse. Magiarna. Olo. Olo. Bello. È quello che voglio cercare di fare io su Pokémon Home, prendendo Magiarna, dico, ma non riuscirò mai perché dovrei sbloccare tipo più di 800 Pokémon, quindi è praticamente impossibile. Sì. Perché non ho uno la Pokébank, due non ho giocato XY bianco e nero. Sì, tu sei rimasto veramente niente, nemmeno qui. Il pacchetto di prima, ragazzi. Cioè, no, raga, non ci posso credere. È uguale. È identico. No, beh, dai, sta scherzando. No, se non c'è. Nuzleaf reverse, Jolteon normale. Vabbè. Oh, questo è pesante, raga. Pikachu, un suo beso, portaci... Magari esci. Esatto, magari esci te. 3, 4, niente. Che ora andrebbe sistemata anche la seconda carta. Sì, però è rubidino, dai, però è l'effetto sorpresa. Per almeno la seconda. Bello. Per almeno la reverse. Taylor. Non è reverse. È bella, però. Molto lucida. È molto reverse. Bella. Mai vista così reverse. Alcremì normale. Comunque è bella sta reverse. Sì. Non ho capito, cioè quella buglia l'abbiamo trovata, no? Sì. Voglio capire dopo, ragazzi, se quella buglia è buggata, un po' come quelle esatto. Perché se per praticamente su Fragore e su Fiamme Oscure abbiamo notato che la reverse era un po' buggata, cioè non era reverse. Cioè non era reverse, era una finta reverse praticamente. Andiamo avanti veloci, tanto sempre stato di reverse, explode che ci mancava, però. Coro, maledetta mossa, coro. Inutile. Allora, anche te sei pesantina, dai, c'è le bie. Dai. Prima era pesantina. Anche prima era pesantina, non c'è una sega. Quindi sono un po'. Visto! Hai visto cosa? Ho visto! Quanto è ruvida! Questa è una Vumax, me la sono spoilerata. È una VMAX? Mi sa di sì. Dai Pikachu, lo voglio. Mi sa che è un VMAX. Lo voglio. Vediamo. Milsey intanto, Blizz, Stunfish di Galar. No. Boom. Però, Orbetelle, perché lo chiamo Orbetelle, ragazzi. Ho capito. Gigantimax. Bello però, bello. Diamo subito bello. Un busta. E lo mettiamo accanto a Orbetelle, normale. Oh vai, dai qualcosina, ragazzi, stiamo provando, piano piano però. Un tattoo busta comunque. Dai. Non ci poteva andare meglio come ci poteva andare peggio, eh. Vabbè, c'è sempre di peggio però. Sì. Vediamo alla fine delle 28 buste quanti ne troviamo, così almeno ragazzi possiamo anche dire un attimino quanto... c'è qualcosa. Quanto potrebbe essere il drop rate di questa dei hit e dei box in generale, perché comunque sei dai box meno quelle 9 bustine. Attenzione, Buba Reverse. No. È Wailmer, poi Wailmer, era ruvidina, pensavo che fosse qualcosina in più, però
Vabbè, porca, sono illusa. Niente. Dico su ciccione, di nuovo. Ovviamente so che è un Dynamax, però, se no è tutto Gigamax. Gigamax, però è divertente dire che è un ciccione. Allora, 1, 2, 3, 4, niente, questo è proprio liscio, liscio. Se liscio liscio potrebbe essere anche una B, eh? No, 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 proprio marcio, marcissimo, praticamente. Andiamo veloci. Reverse, niente, Terrakion, però. Io avrei un Rayquaza di quelli che abitano. Tipo Celebi e Giamagenta? Sì. Ho capito. Vorrei tanto un Rayquaza perché è veramente bello. Forse Holo. Forse. Vediamo un attimino. Sempre 7 carte, raga, ormai. Ovviamente, ragazzi, si sono deciso di togliere l'energia folletto. Sì. Ci sono ricordati. Oh! Così! Così me lo dici! Ah! Così piange! C'ha la lacrimuccia. No, oh, cucciolino. Cucciolino di un ginaccio. No, e poi vabbè, Donphan. Cucciolino di un ginaccio, ma c'ha la lacrimuccia. Poverino. Bella. Bellissimo, però. Fantastica, ragazzi. Fantastica. Comunque, ragazzi, sono veramente rare da trovare questi qui, eh. Sono spettacolari. Però sono bellissime. Sì. Vedendo il drop rate, raga, su tutto quello che abbiamo aperto, sono uscite 3 e basta. Allora, intanto qui continuiamo, Weedle, Joltik, allora, Dandel Reverse, bello. E Dialga Holo. Bello, 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 Meliasa. Magari ci dai un Compalchia. Magari, magari, eh. Magari. Magari anche un Rayquaza. Dai, su, fammelo uscire, Rayquazino. Almeno Rayquaza, sono troppo contento, vi prego. Rayquazino, Rayquazino. Si sta giusto riscaldando, ragazzi, eh? Quindi ultimo pacchettino e poi stoppettina. Ferrothor, Dusclops, di nuovo, energia. Stoppettino. Skiddo, Milseri, bellezze reverse. Genesect Holo, raga, tutte leggendari. Genesect Holo, easy. E ragazzi, ci vediamo tra pochissimo. Ok, rieccoci. Via, continuiamo. Ultimi 4 pacchettini. Continuiamo con il nostro Celebi. Speriamo ci porti fortuna. Ma. Io continuo a chiamare un Rayquaza. Tieni, guarda, sì, aperto. Bello. Le prossime, magari quelle che compreremo all'uscita, cerchiamo di aprire le medie. Perché qualche busta vorrei tenermela. Così. Sì, no, no, quello... Non lo so. No, niente. No. È niente, proprio liscia come... È liscia? L'ha detto, la liscia. Liscia come la V. Era nera, raga. Liscia come la V, certo. Era liscia come la V. Charmander, Tail, Wubat, che va piano, volò a Ma è lisciona. Vedi il moglione che tu hai detto... Boia. La V, cioè la V è liscia quanto una carta normale. Boia. Comunque, ragazzi, noi ci manca Colossal Gold di quella. È uguale, eh? Sì. Ragazzi, è la stessa. Anzi, è un artwork, praticamente l'hanno fatta inversa. A specchio. A specchio, bravo, ragazzi. No, è meglio. L'hanno fatta a specchio perché la Gold è identico, però dall'altra parte. È tanto al lavoro, non devo spiegare le cucine, no? A specchio, possiamo farla. Mi sa V. Ho sentito il laterale, nerino. Nerino, andiamo veloci. Energia, ragazzi, tutto all'ultimo, ragazzi. Incredibile. Beldum, Slugm. Pinchurucium. Fuoco, 29. Questo. Talonflame, così va bene. Così. Oggi si imbusta solo tra un po', ragazzi. Va bene. Oggi si imbusta solo. Va benissimo. Ultime due buste, poi ragazzi, facciamo un bellissimo risultato. Sì. Le oro, ragazzi, naturalmente non le contiamo. No. Perché sì, sono belle, però non sono sia eccitanti. V. V. Un'altra B.
No, raga, ci posso credere. Questo, ragazzi, è il miglior spacchettamento che abbiamo mai fatto. Maiale. Mai venuto così. Kiddo, Blitzel, Rockraff, Sciuppettino. Elettro, Pikachu. E allora nell'ultima busta c'è il V-Max. Nell'ultima busta. Speriamo, raga. E c'è il V-Max. Speriamo, raga. Boia, raga, ma di che si sta a parlare? Il V-Max, ragazzi, voglio. Ultimo pacchettino, raga. Ultimo pacchettino. Io voglio il V-Max. O Rayquaza o V-Max? Cioè, ragazzi. Dietro anche Pokémon Company, per favore. Rayquaza o V-Max, eh? 3, 4. Liscia, quindi un'altra volta. No, è V. Che palle, non è V-Max. Non è V-Max. Allora. Rayquaza, almeno Rayquaza, dammelo. Dai, ti prego. Allora, Dynamo, Trubbish, Wishmore, Rockruff, no, Terrakion, Holo, Reverse, scusatemi. Dragon V, va bene. Ci può stare. Porca, nemmeno un doppione va oggi. Va bene, ragazzi. Va bene. Raga, facciamo un attimo pulito, facciamo un recappone totale, ragazzi, proprio. Tanta roba. Porca miseria. Recappone fra pochissimo. Allora, ragazzi, ci siamo. E questo è il recappone. Come potete vedere abbiamo questo mazzo e questo mazzo. So, per giù sono 15 per 9 carte. Lascia fare la matematica. Vabbè, ragazzi, non lo faccio. Lascia fare la matematica. Saranno comunque 200 carte tutte. Vabbè, lei ha fatto conto malissimo. Poi, allora, comunque, partiamo dalle V. Allora, abbiamo Trapion V. Bellissimo. Bello. Mi piace un botto. Pikachu V. Preferivo il V-Max, ma non mi lamento. Io? Assolutamente, oggi non ci lamentiamo troppo. Talonflame, che l'artwork è veramente cazzuta. Veramente cazzuta. Sì. Colossal V. Come avevo detto prima, ragazzi, sembra la Gold a specchio, quindi bello. Sì. Poi passiamo a Orbeetly V Full Art, bella. Che devo dire è veramente bella. Poi passiamo a Ampharos V, non abbiamo fatto male però. Sì, vero. Drapion V Full Art, anche questo molto. Quando l'ho visto prima, di nuovo no. Drapion, mi ho preso un coccolo, poi no, aspetta. Poi abbiamo anche Orbeetly V-Max, che comunque sia Gigantimax per chi conosce Pokémon Spada e Scudo. Esatto. Veramente, veramente bello. Poi passiamo alle chicche. Passiamo un attimo a Zamazenta, che è la carta che forse mi piace meno fra le tre che abbiamo provato. Sì, effettivamente sì. Zamazenta, che secondo me sembra finto incollato lì, però devo dire, bello anche questo, ma l'artwork non mi piace, poi questo è ok. Poi passiamo a Jirachi, come lo volete chiamare? Per favore, Jirachi, che sì, non sono delle lacrimucce, ma sono noi. Esattamente, ragazzi, abbiamo scoperto che voi forse non riuscite a vederlo. No, probabilmente. Ma qui, ragazzi, c'è praticamente una V verde che prende anche l'occhio. Però da lontano, ragazzi, sembra una lacrimuccia. Quindi, vabbè, ragazzi, però era. Per me sarà sempre una lacrimuccia. Va bene, signor. Molto bella, specialmente questa spirale. Vedo che ogni leggendaria ha una cosa diversa. Questa sì, è una spirale. È vero, sì. E poi passiamo alla chicca, ragazzi. Fra le tre è quella che mi piace di più ed è Celebi, ragazzi. Bello. È veramente. Oddio! Sono i polmoni, sono rimasti ovviamente su Celebi. Davvero. È veramente stupendo, ragazzi. Veramente, bello. Veramente. Stupendo. Spettacolare, sì, assolutamente. Mi piace veramente un sacco. Niente, raga, quella, poi, vabbè, le tre promo, ragazzi, le tre promo, che dovrebbero essere tre, raga, e le abbiamo trovate tutte e tre. Assolutamente. Quindi, assolutamente. Bello, top. Quindi, niente, raga, cioè, veramente il mondo abbiamo trovato oggi, il mondo. No, ragazzi, quindi detto ciò, vi invitiamo a lasciare un bel mi piace, continuate a supportarci e supportate la nostra gioia per una volta, di uno spacchettamento bello, che siamo felici, che spegniamo la camera e cominciate a piangere sangue. Davvero, raga, ogni volta, non sapete, ma ogni volta abbiamo i 7 allenatori, i box che non trovano niente, raga, noi tipo così. Però bisogna dire che in realtà nei pre-release troviamo sempre tanto. Sì, nei pre-release, cioè, sì, diciamo che
o nel mio, nel suo kit, sì, di solito è il mio. Di solito non è il suo. Non è il mio. Troviamo sempre qualche V, qualche hacker. Questa volta MacLiver. Vabbè. Lo scorso pre-release invece è andato di merda. Perché già non c'ero. Non c'era. In più, non avevamo comprato delle bustine in più, come facciamo di solito, ne avevamo comprate due o tre e sì, basta. Esatto, oggi ne abbiamo comprate un pochino di più, sì, ma non esageratamente. No, 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 sia... costano. Ragazzi, esatto, costano e costano. Ci teniamo per anche l'uscita ufficiale del 13 novembre e vogliamo assolutamente portarvi un altro spacchettamento. Tra l'altro, abbiamo mantenuto la promessa fatta nel video. Giusto ragazzi, mi sto precedente. Mi sto già informando per acquistare il box giapponese degli Shiny V Star, sì, che avevamo promesso. Vi abbiamo promesso ragazzi, se 30 like ci arrivavamo, ci siamo arrivati, mi sono già informato, sono quasi tutti sold out. Quindi ragazzi, spero veramente di riuscirne a prendere almeno uno. Perché forse ho qualche contatto, sono riuscito a trovarlo, ma mi farà sapere solo dopo l'uscita. Quindi ragazzi, qui si parla di dicembre inoltrato, sì, se non persino nel 2021. Ma ragazzi, esatto, appena ci arriva ve lo facciamo sapere e ve lo spacchettiamo. Bello, in più forse ragazzi, anche qua, forse uscirà un box che ho visto da pochissimo, giapponese. Quello, senza spoiler, quello che ti ho fatto vedere prima, che abbiamo sentito. Non mi ricordo. Ah, ok, sì, ok. E ragazzi, okay, è una chicchetta, piccolina, bellino, ma è bellino. Bellino, così particolare, che magari quello effettivamente non potrebbe essere un portale. Sì, perché ragazzi, comunque sia dentro si sbusta veramente sì, poco e sì, solamente... Sì, sì. L'impressione da collezione, esatto. In più ragazzi, ci saranno anche altri spacchettamenti di futuri campioni, perché usciranno 9 pin. In esatto, più bisogna prendere ancora le vecchie box, sì. Quindi ragazzi, questo mese e il prossimo mese tanti spacchettamenti. E anche il prossimo, a gennaio di sicuro, si faranno 3 mesi di spacchettamento tra futuri campioni e voltaggio sfolgorante. Perché voglio almeno trovare un bel po' di carte, quelle speciali. Quindi ragazzi, iscrivetevi, non perdete le nostre novità, lasciate un mi piace a questo video, vi è piaciuto, lasciate un commento, diteci voi cosa ne pensate di questo spacchettamento, come siete stati fortunati anche voi a trovare qualcosa nel kit pre-release, se l'avete preso. Insomma, fateci sapere qui sotto nei commenti e niente, appunto. Ringraziamo ancora il Magic Maze. Per l'opportunità che dà ogni volta che esce un pre-release a noi, sia di comprare queste bellissime buste in anteprima. Esatto. E ringraziamo anche quindi la Lega Pokémon Prato, perché comunque sia, esatto, va, anche lei, che senza di lei non ci sarebbe tutto questo. Esattamente. Quindi niente, detto ciò, noi vi abbracciamo forte forte come sempre e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!